Ciao ragazzi e benvenuti in questa seconda parte del corso dedicato a Node-RED con anche una parte di integrazione su Home Assistant. Oggi, rispetto alla scorsa volta, andremo ad esaminare più approfonditamente vari nodi. Inizieremo da quelli più comuni, quindi come abbiamo detto l'altra volta, i nodi sono quelli che trovate qui sulla destra. Se non avete visto la prima parte di questo corso, vi invito ad andarla a vedere, vi lascio il link qui in alto a destra. Quindi andando sulla nostra barra di sinistra, che è appunto la barra dei nodi, o vabbè, nel mio caso ci sono anche dei subflow che vedremo più avanti. Troviamo una serie di nodi raggruppati per tipologie. Noi oggi inizieremo ad esaminare i nodi common, quindi più comuni, più qualcun altro che sicuramente vi serviranno all'inizio dei vostri flow. Quindi, iniziando dal primo, l'inject è un nodo che si usa prevalentemente per testare i vari flow che andrete a creare, quindi banalmente andrà collegato a come start il nostro flow e facendo deploy, come potete vedere, è possibile startare il flow qui nella nostra finestra di debug. Io adesso qua ho messo un nodo di debug che ho anticipato, mi compare di fatto il payload. Il payload non è nient'altro che quello che ho inserito come configurazione nel nodo appunto inject. Quindi payload faccio stampare il timestamp, potrei fargli stampare qualsiasi altra cosa e nel topic in questo caso nulla. Il nodo debug, già che ci siamo, nel momento in cui lo portiamo dentro, possiamo decidere cosa far stampare come prioritario nella casella di debug qua di fianco a destra. Io consiglio comunque sempre di far stampare l'oggetto completo, così avete tutte le informazioni. Quindi, se noi stampiamo l'oggetto completo, in questo caso cambia un po' ovviamente la grafica, perché vi fa vedere anche tutte le altre variabili che sono state passate, oltre a MessageID, che è una variabile diciamo di sistema, vi fa vedere anche il topic che in questo caso, come abbiamo visto prima, era nullo. Quindi questi sono i primi due nodi. Altri nodi che vi potrebbero servire sono un nodo generico complete e un nodo generico catch. Allora, il nodo generico complete è utile se vogliamo capire quando un flusso termina, ovvero nel momento in cui questo flow terminerà, starterà questo nodo complete che a sua volta può fare altre cose. Per esempio, io andrò a mettergli un debug 2. Quindi, nel momento in cui vado a selezionare qual è il nodo, ovviamente, che deve essere completato prima di startare il flow dall'altra parte, ad esempio, qua dirò quando il flow arriva a debug 2, quindi lo configurerò come debug 2, quindi quando questo sarà complete, mi mandi un altro debug, quindi qua vedrò di fatto due messaggi. Quindi puliamo tutto, starto e vedrò il primo che è dato da questo ha terminato, è passato al complete e mi ha dato il secondo. In questo caso mi riporta sempre il message payload del message topic che arrivava dalla prima parte, quindi da questa. Qua semplicemente ha stampato solo il payload perché in questo debug come default c'è lo stamp del payload. Catch invece funziona esattamente come il complete, ma serve a catchare qualsiasi tipo di errore che c'è nel vostro flow. Quindi qua, ad esempio, vi consiglio anche qua o di mettere, lo vedremo più avanti, un log su file, su mail, piuttosto che mi faccio inviare un Telegram, qualsiasi cosa, in caso i miei flow vadano in errore. Adesso, giusto per farla veloce, mettiamo un altro debug 3, così gli stiamo dicendo al cache di cacheare qualsiasi errore presente nei nodi di questo tab, però è importante sempre capire che si riferisce al tab in questione, oppure posso andare a dirgli quali vanno in errore. E funziona esattamente, adesso non stiamo qua a vederlo, ma funzionerà esattamente come il complete, ma per gli errori. Quindi partirà di nuovo da qua il flusso e andrà avanti. Io qua ho messo il debug, ma il flusso potrebbe essere molto più complicato, ovviamente. Ora cancelliamo questi. Per disattivare i debug senza continuare ogni volta a rideployare la soluzione, come avevamo visto nella precedente lezione, basterà deselezionarli in questa maniera. Deployare a questo punto non saranno più attivi, così posso farvi vedere altro senza essere, diciamo, disturbato da questi due debug che abbiamo già visto.
Un altro nodo che secondo me è fondamentale, lascerei perdere lo status che serve a poco, è il link. Il link call è un nodo particolare, ovvero nel momento in cui noi creiamo un flow, anzi due flow nello specifico, che devono rimbalzare da una parte all'altra, o meglio, facciamo subito un esempio. Quindi inserisco un link call, inserisco un link in e vado poi a dire al... qua inserisco un inject per startare appunto questo link call. Al link call gli vado a dire che una volta che il flusso arriverà a te, quindi al link call, vai al link 1. Questo è comodo per dividere la parte di programma. Al link 1 qual è? Questo qua che vediamo. Di conseguenza anche qua nel link 1 io gli posso far stampare il qualsiasi cosa. Quindi qua farò un deploy e vedremo che se io lancio il flusso, lui arriva al link 1 e poi va anche a suddividere, diciamo, il mio flow. Quindi abbiamo visto come poter passare da un link a un altro il flusso. È possibile anche andare a configurare il nodo link call aggiungendo un timeout che dopo n secondi dal passaggio del primo messaggio viene appunto generato un messaggio di timeout. Questo ci consentirà a questo punto di andare in parallelo a al primo flow, quindi nel momento in cui noi aggiungiamo ad esempio un delay che vediamo dopo, successivo al link call, il flusso partirà dall'ok, andrà al link, dal link salterà al debug 3 e parallelamente andrà avanti anche da questo lato. Questa è un'opzione, ne esiste anche un'altra che è l'utilizzo del link out qualora non si voglia poi continuare con il flusso. Quindi se noi utilizziamo il link out, per esempio, facciamo una copia sempre del nostro nodo inject, quindi andremo a iniettare all'interno del link out e il link out ridirezionerà il tutto sempre al nostro famoso link 1, che lo fa vedere infatti con questa linea tratteggiata. Quindi in questo caso, una volta il messaggio sarà arrivato qua, non potrà andare più da nessuna parte se non al debug 3, quindi non continuerà. Quindi facciamo il test anche in questo caso, cancelliamo la nostra finestra di debug e come vedete debug 3 ha scritto ok, perché io all'interno del mio payload ho ok. Quindi con questo ho terminato, diciamo, la parte più comune. Non sto lì a spiegarvi ovviamente il nodo comment perché si spiega da solo, cioè banalmente è possibile inserire un'informazione per ricordarsi ad esempio il flusso a che cosa serve. Ok, passando ad altri nodi molto utilizzati nella parte di costruzione dei flow, abbiamo lo switch che andremo adesso ad analizzare, il change, il delay, eventualmente il trigger e altri che sono installati da me. Ma il più importante che secondo me potrebbe servirvi è il QGate. Allora, partendo dal primo, il nodo di switch è molto semplice, l'abbiamo visto anche l'altra volta. Possiamo andare a uguagliare un determinato contenuto di una variabile, quindi in questo caso del payload gli andiamo a dire se è uguale a ok andrai sull'uscita numero 1, se è uguale a KO andrai sull'uscita numero 2, se invece è diverso dalle precedenti andrai all'uscita numero 3. Lo switch banalmente creerà appunto queste uscite, quindi noi sempre qua andando a copiare il nodo di inject ok andremo a metterlo qua, quindi nel momento in cui vogliamo testare come funziona aggiungeremo un nodo di debug 4 e ci aspettiamo che esca da qua, perché ovviamente noi gli stiamo inviando ok, quindi se noi facciamo così vedete che il messaggio viene stampato, ma se io qua cambio e invece di mettere ok metto KO dovrebbe uscire dalla seconda uscita, in questo caso non è collegata a nulla, quindi vedrete che qua nella finestra di debug non mi comparirà assolutamente nulla, vedete? Quindi il nodo di switch serve a questo scopo. Ovviamente oltre alle uguaglianze è possibile inserire diversi tipi di espressione, quindi diverso, maggiore o uguale per i numeri, contain, delle regex, se è true o false, insomma, delle sequence addirittura, piuttosto che gli indici JSON, oppure come abbiamo visto
quello che non è, quindi altrimenti in sostanza. Questo è il nodo di switch. Parlando invece del secondo nodo, quindi il change, ti serve per cambiare delle variabili. Quindi se noi banalmente continuiamo con questo esempio, lo aggiungiamo da questa parte, gli diciamo qua mando KO, però poi io prendo il payload e lo rimetto ad ok. Perché questo qua serve proprio per cambiare il contenuto di un'eventuale variabile. Qui vedremo che si tornerà a stampare sul debug 4. Quindi vedete che si stampa ok, perché questo va a sostituire, quindi va a settare la variabile payload in ok. Oltre al set si può cambiare il valore, quindi cercare un determinato valore e fare il replace con un altro, piuttosto che cancellare una determinata variabile, quindi non esisterà più, piuttosto che muovere questa variabile all'interno, ad esempio, del nostro topic. Quindi qua in sostanza cambia, muoverà il messaggio di payload all'interno del topic e quindi qua non stamperà più niente perché questo switch va a cercare il payload. Quindi se proviamo, vedete questo qua è quello precedente, se noi cancelliamo vedete che non fa nulla. Ora facciamo finta che vogliamo anche attendere un 5 secondi prima di stampare il messaggio di debug, ci viene aiuto il nostro nuovo nodo delay che può essere impostato in secondi, ma anche minuti, ore, giorni, eccetera, eccetera. Può avere un delay fisso, un orando, oppure selezionarlo direttamente tramite message delay. Quindi facciamo finta di selezionare override delay which message delay, vuol dire che se gli arriverà una variabile a questo nodo di tipo message delay, andrà a sovrascrivere i famosi 5 secondi. Quindi nel momento in cui noi andiamo qua e andiamo a creare, ad esempio, quindi a settare in sostanza questa variabile, la settiamo a 2 secondi. Quindi in realtà farà passare il messaggio verso il nodo di switch dopo 2 secondi. Quindi qua andremo a mettere ancora il nostro famoso ok. Qui andremo a togliere il payload verso il topic, ma lasceremo solo il messaggio lì e vedremo che si stamperà dopo 2 secondi nella parte di debug. Quindi proviamo. In questo caso è stato velocissimo perché dovrebbe essere, ho sbagliato io, in millisecondi. Quindi proviamo così e vediamo se così invece funziona meglio. Esatto. E quindi abbiamo l'ok dopo 2 secondi. Qua c'è anche il timer. Se qua vogliamo mettere 7 secondi, che così è più visibile, andremo a fare così e vedremo che qua c'è un'informazione in attesa, sta attendendo 7 secondi, qua cancelliamo, sta attendendo 7 secondi, quando questa informazione darà l'ok. Questa cosa è molto utile nel momento in cui io voglio fare, ad esempio, 3 informazioni, quindi attendere una serie di informazioni prima di andare avanti con il flow. Quindi qua, ecco, mi stamperà le 3 opzioni che io ho lanciato. Questo serve anche poi ovviamente nella parte domotica per ad esempio accendere una luce dopo un tot di secondi dopo che si rileva un movimento, oppure startare un allarme ritardato dopo 15 secondi, almeno che non intervenga qualcos'altro, perché questo timer si può anche resettare con la variabile msg reset. Vi faccio un esempio di funzionamento, quindi se noi inseriamo un altro tasto che va a impostare, se non ricordo male, il reset uguale a 1, lo andiamo a iniettare direttamente all'interno del nostro delay. Quindi proviamo a startare 3 volte, resettiamo e come vedete è andato a 0. Questo vuol dire che non andrà mai avanti il flusso nel momento in cui interviene una variabile reset. Vi faccio un esempio: nel momento in cui entra una persona, si genera un allarme, partono i 15 secondi, l'allarme viene disattivato entro 15 secondi, voi potreste far partire appunto un messaggio per resettare questa variabile e quindi l'allarme non scatterebbe perché da quest'altra parte avete impostato, non so, suono la sirena piuttosto che altre opzioni. Un altro nodo interessante è il nodo di trigger che permette di mandare dei messaggi scandagliati a seconda del tempo che volete, quindi ogni 5 secondi, ogni 10 secondi, permette di dire anche cosa settare a livello di messaggio da inviare e poi diciamo si può anche resettare, quindi questo è un nodo utile nel momento in cui ad esempio dobbiamo aggiornare determinate variabili con un valore, no? Quindi possiamo usarlo per esempio per fare questa cosa qua. L'ultimo che invece non è standard è il Qgate che va installato e secondo me è molto utile perché permette di bloccare il flusso, cioè quindi è un gate
inviando dei topic ben definiti. Quindi qua noi possiamo settare che all'inizio il default state sarà chiuso. Deployiamo, quindi qua lo vediamo chiuso, quindi cosa vuol dire questa cosa qua? Che quindi tornando al nostro esempio di prima, se noi andiamo a direttamente da qua, quindi dall'attendi, andiamo a collegarlo al Qgate e poi al debug, quindi adesso togliamo un attimo lo switch, noi attenderemo sempre i nostri famosi 7 secondi che adesso diminuisco, non sul reset, ma no, era qua. Li faccio diventare 2 per velocità, quindi noi manderemo il messaggio attenderà qua, passerà qua, ma siccome il gate è chiuso non mi stamperà nulla, quindi vedete che non mi stampa nulla. Come posso aprire il gate? Anche qua sempre tramite un nodo, ad esempio di inject, o comunque un altro flusso che va a intervenire su questo nodo in maniera ovviamente dinamica, quindi per poterlo fare devo semplicemente settare il topic e il payload in maniera che possa aprire il gate, quindi in questo caso. Quindi control topic è control, quindi vuol dire che noi qua dobbiamo mettere topic control, si chiama control, quindi scrivo control, e poi andiamo a scegliere nel payload invece cosa mettere, quindi open, perché possiamo anche decidere di chiamarlo Pippo, quindi dovremmo scrivere Pippo, però lasciamolo open perché è più significativo. Quindi message payload, andiamo a mettere open. Quindi questo cosa farà? Farà sì che lancio è fermo qua, lo apro al volo, si apre, a questo punto me lo scrive. Altra cosa comoda invece di questo gate è la possibilità di metterlo in modalità coda. In modalità coda, tra l'altro, si può salvare anche questa coda in memoria addirittura, quindi non perdono ogni volta che faccio deploy, quindi rimarrà sempre in memoria. I tasti, i comandi invece per l'attività di coda sono questi, quindi flush permette di eseguire tutti gli elementi in coda, reset o drop permette di droppare i vari elementi in coda, queen permette di rimetterli in coda, però normalmente si usa flush e eventualmente drop. Adesso noi utilizzeremo flush, quindi non sarà più open, ma sarà scoda tutti i messaggi che sono arrivati. Qua lo mettiamo in modalità coda, deployiamo. Come vedete qua è cambiato, quindi abbiamo una coda. Quindi noi possiamo, ad esempio, mandiamone 4. Ecco che è entrata la nostra coda, ma non è passata qua perché devo ancora dirgli esegui tutta la coda. Quindi pom, eseguo tutta la coda e mi manda esattamente i quattro messaggi, piuttosto che potrei dirgli cancellala perché quelle informazioni che passeranno da questo flusso non mi servono più. Ok, quindi abbiamo visto anche i nodi più utilizzati nella parte di function. C'è anche un nodo function dove è possibile scrivere codice, però lo vedremo in una lezione più avanti di Node-RED, ovviamente nel corso un po' più avanzato. Quindi direi che anche la parte di function è terminata. A questo punto non ci resta che usare quello che abbiamo imparato in questa lezione utilizzando i nostri nodi Home Assistant che sono banalmente installabili sempre dalla palette. Andate a vedervi la prima lezione per vedere come si fa. Quindi nel momento in cui ad esempio ho collegato Home Assistant o l'ho collegata a dei sensori piuttosto che degli attuatori eccetera eccetera, posso usare la combinazione di tutte queste cose che abbiamo visto per andare ad effettuare determinate automazioni. Adesso vi faccio vedere per esempio una automazione effettuata da me sulla parte ambientale, almeno io l'ho chiamata così. Andiamo a vederla l'ultima, che è la gestione tapparella in base al sole. Quindi io ho preso banalmente le variabili presenti in Home Assistant che mi dicono l'azimuth del sole, cioè in sostanza quanto gira, no? Nord, sud, ovest, eccetera, eccetera, in termini di gradi, e vado a alzare o abbassare le tapparelle per evitare che mi si scaldi la casa col sole a seconda appunto di questi azimuth. Quindi quando il sole arriverà da 80 a 107 e l'altitudine del sole e in quel momento non sta piovendo ed effettivamente questa automazione è abilitata e la temperatura esterna è maggiore di un tot di gradi, allora aziona le tapparelle e chiudile piuttosto che aprile. Quindi come potete vedere, ad esempio questa è una
diciamo un'automazione un pochettino complessa. Ad esempio qua vado a verificare anche se sono in vacanza, se l'allarme è acceso o spento, se no non apro niente, eccetera eccetera. Qua ho utilizzato ovviamente i blocchettini che vedete qua, Node-RED nello specifico, per capire quando cambia una proprietà, quindi non lo stato di un'entità, ma una proprietà dell'entità, ho utilizzato questa trigger state che mi permette appunto di capire quando cambia una proprietà tramite, adesso se si apre vi faccio vedere, purtroppo dall'ultimo aggiornamento l'ultimo aggiornamento del componente Home Assistant, nel momento in cui hai tante entità fatica ad aprirti. Infatti mi sta dicendo attendi, ok, me l'ha aperta. Come potete vedere, per andare a startare questa condizione io ho messo che la proprietà, quindi azimuth new state, quindi il nuovo stato dell'attributo azimuth, sia maggiore o uguale a 80, ma sia minore anche o uguale a 107. Quindi se siano rispettate queste condizioni qua, andrà a effettuare il mio flusso, no? Oltre che le altre condizioni poi a seguire. Ecco, questo era per farvi vedere un po' degli esempi, ad esempio di utilizzo qua sopra. Potete vedere anche sempre un'altra gestione delle tapparelle sulla base degli orari, quindi con degli switch, piuttosto che ho usato anche tutto quello che abbiamo visto oggi nel corso, quindi change. Qua abbiamo delle variabili function, qua abbiamo il limite dei messaggi, sono comunque altri nodi che vi farò vedere successivamente quando andremo a fare il corso della terza puntata, riferito per lo più appunto alle automazioni di Home Assistant. Questa è una breve preview di alcune regole che ho fatto io, niente di complicato. Qua ad esempio c'è la parte di gestione allarme, che è ben più complicata, con i Q-gate che abbiamo visto, nodi MQTT che vi farò vedere, nodi che identificano se il messaggio è l'RBE, se il messaggio cambia o meno, se no non lo fa passare, quindi se sempre lo stesso messaggio rimane lì, molti switch, piuttosto che appunto i gate che abbiamo visto prima, apri e chiudi, e ovviamente i blocchettini Home Assistant. Quindi insomma vi faremo poi successivamente vedere una serie di cose. Bene, io con questo ho terminato la seconda parte del corso Node-RED e mi auguro che il corso vi sia piaciuto. Vi rimando appunto a vedere anche la prima parte del corso introduttivo, e dalla prossima volta invece andremo ad effettuare direttamente dei flow un po' più complessi sulla parte di Home Assistant direttamente, quindi lo vedremo proprio in utilizzo, cioè Node-RED applicato a tutta la parte domotica. Quindi se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like, a iscrivervi al nostro canale, e vi saluto e a presto. Ciao ragazzi, alla prossima.